L'aumento indiscriminato della violenza domestica e sulle donne durante la pandemia riempie di importanza ancor più quest'anno questa giornata del 25 novembre. L'impegno delle istituzioni, dai servizi sociali agli psicologi, dalle forze dell'ordine al mondo sanitario, al volontariato, è un impegno massimo, soprattutto in questa fase. Le donne non sono sole, questo è il messaggio che si fa arrivare alle migliaia di vittime silenziose, di donne che subiscono, di figli che assistono inermi a tanta atrocità. Aumentano i femminicidi, aumenta la violenza, aumentano le denunce, ma non proporzionalmente. La rete c'è. Da chi raccoglie la denuncia, non necessariamente un luogo di polizia, a chi si prende in carico e a cuore la vittima e l'aiuta a voltare pagina, accogliendola, supportandola, trovandole un lavoro, aiutandola a dare un taglio con il doloroso passato. Anche noi abbiamo visto proprio tante donne, grazie anche all'accompagnamento dei servizi sociali, dei centri antiviolenza, riuscire a intravedere uno spiraglio nella propria vita, riprogettarla e riuscire poi in qualche modo ad essere di nuovo felici, a desiderare di vivere, uscendo dal dramma che hanno vissuto per tanti anni. Io credo che se da un lato c'è il desiderio della donna che ha un maggiore amore verso di sé, dall'altro lato c'è anche una rete istituzionale che comincia a funzionare. E infatti noi lavoriamo con i servizi sociali, con le forze dell'ordine, con il tribunale, con le case rifugio, le case di accoglienza in piena sinergia. Quindi questa rete sta cominciando a funzionare. Però io credo che non basti. Che cosa significa? Significa che noi lavoriamo nell'emergenza. Noi siamo lì pronti ad aiutare insieme a tutti gli altri enti territoriali, le donne quando si trovano in difficoltà, ma stiamo sempre parlando dell'emergenza. Questo non basta a ridimensionare il fenomeno, proprio perché i dati, come abbiamo detto prima, sono in crescente aumento, nonostante tutte queste cose che si fanno. Noi abbiamo incontrato tantissime ragazze, tantissime donne, e quasi quotidiano in tutti e quattro i comuni, perché comunque c'è una sinergia con le colleghe. Sicuramente i due comuni maggiori che ogni giorno ci fanno riscontrare la violenza di genere sono Pagani e Sarno, e non a caso a volte si lavora proprio in emergenza. Abbiamo visto che quasi quotidianamente incontriamo ragazze, incontriamo donne che ad un certo punto si affidano ai servizi sociali o vengono segnalate dalle autorità competenti. Il nostro lavoro spesso è veramente d'emergenza, è quasi un pronto soccorso sulla violenza di genere. Siamo continuamente chiamati dai carabinieri o dalla polizia di Stato a qualsiasi ora del giorno e anche della notte ed interveniamo. Ci sono donne che appunto viene emesso il codice rosso, c'è una pericolosità di costume, quindi vengono allontanate dal loro contesto di vita e vengono poi collocate in strutture protette, che sia una casa rifugio oppure una struttura madre e bambino per donne vittime di violenza. Quindi si attiva un circuito di protezione. A queste donne io dico di affidarsi. La rete esiste, la rafforziamo ogni giorno sempre di più con le istituzioni. E infatti noi lavoriamo in sinergia sia con il centro antiviolenza Vite di Giada di San Valentino Torio, ma nel momento in cui prendiamo in carico una donna, indipendentemente che ci sono dei procedimenti anche giudiziari che poi si attivano sia con la procura ordinaria perché c'è un procedimento penale, sia poi col tribunale per i minorenni, lì dove poi ci sono dei bambini, successivamente noi dobbiamo costruire un progetto sulla donna. È brutto dirlo in questi termini, ma significa che questa donna pian piano dovrà riprendere la sua autonomia abitativa, economica, affettiva e quindi poi anche in sinergia col Centro per la Famiglia lavoriamo per rafforzare la sua rete intorno.